Il nostro risveglio, come tutti gli amici, gli ascoltatori della radio che mi stanno scrivendo in questo momento, non è stato per niente bello. Non posso però nemmeno immaginare come è stato il tuo risveglio. Raccontaci un po' come stai vivendo questa situazione, come state vivendo questa situazione. Stamattina, alle 4 nostro, è proprio alla notte, quando tutti dormivamo, Russia è entrata nell'Ucraina, proprio per tutta Ucraina, siamo stati bombardati. Noi siamo adesso molto preoccupati perché ci sono tantissima gente che è andata via da altre parti, da vicino Polonia o qualcosa, sì, a Ucraina che sta più vicino da Europa. Ma Russia è bombardato anche di là, anche vicino Polonia, anche vicino Ungheria. Anche vicino non so dove. Sta bombardando i confini, sì. Cioè praticamente sta cercando di non far andare via le persone dall'Ucraina. Quindi sta cercando... Non lo so cosa pensano, ma... Mi senti? No, ce l'ho ancora, però datemi un secondo. Tetiana, ci sei? Sì, eccomi, sono qui, perdonami. Scusami perché mi chiamano sempre. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ci credo, dopo in questa situazione, quindi ci credo. Non so cosa pensano russi che sono entrati, non posso dire cosa può venire a questa testa di un maniaco, perché non so come posso spiegare questa persona. Ci sono le truppe, ci sono le truppe a Kiev, sì. Cioè nel senso ci sono, sì, i militari russi? No, a Kiev. Kiev ancora no. Mia sorella e mia nipote vive è vicino da Russia, 100 chilometri da Russia, a nord. Sicuramente la stanno chiamando, quando sentite queste interruzioni è perché stanno chiamando sicuramente la nostra Tetiana. Immaginate che lei in questo momento è Kiev, immaginate che tutte le persone sono là in questo momento e la stanno praticamente chiamando, succhiamando per cercare di capire se tutto va bene, sì, ce l'abbiamo. Sì, scusami, mi hanno chiamato da New York, scusami. Stai tranquilla, non ti preoccupare, continua tranquillamente. Dicevi... Non posso essere tranquilla, potete immaginare cosa succede vicino a me. Mia sorella che vive vicino da Russia, da 100 un po' di più, vicino da Russia, lei mi ha scritto perché non potevamo parlare a telefono, cade sempre la linea. Scrive, perché c'è internet, scrive qualcosa solo per capire come stiamo tutti. E lei mi scrive che Russia con questi, come si chiama, tank? Il carro armato? Magari, e questa grandissima macchina, come la guerra, seconda guerra, sempre fanno cinema dove vedete grandissimi armadi che fanno queste esplosioni. Ok, perfetto, i carri armati, quindi i carri armati, sì. Stanno entrando i carri armati. Ci sono tantissimi che sono entrati proprio a città. Hanno fatto grandissimo casino, ci sono tanti morti e io posso dire la verità. Ma lei mi ha scritto che se vede è questo morto e dice che mi sembra questo russo, perché nostri militari stanno contro. Quindi stanno respingendo, stanno cercando di respingere, sì, i militari, sì, russi. Sì. È guerra iniziata e lui vuole far morire tutta Ucraina, è proprio tutta. E se voi, sì, ragazzi, non potete credere, anche io non potevo credere fino a questa mattina, ma questo grande casino. Ma chi può dire la verità? Quando Hitler, a seconda guerra, è arrivato per tutti i paesi di Europa, qualcuno, sì, aspettava lui? No, anche qui è ugualissimo. Scusami, ma questo è terza guerra mondiale e voi dovete capire, se lui prende Ucraina, lui arriva da voi, da tutta Europa, perché lui non vuole prendere Ucraina, solo Ucraina, non interessa a lui. Lui vuole essere re per tutto il mondo, imperatore. Voi dovete capire che questa guerra non solo per Ucraina,
è questa guerra per tutta Europa. Voi dovete aiutare, tutta Europa deve aiutare. Assolutamente. E noi come paese, noi, scusa, non ti preoccupare, non ti preoccupare, Zetiana. Noi abbiamo bisogno di vostro aiuto. Voi dovete dire, fare qualcosa. Non potete stare zitto, perché fare guerra nel paese che sta proprio al centro Europa, non potete solo guardare a questo. Questo non è cinema. Assolutamente no, la NATO interverrà, l'Europa interverrà, perché questo schifo non può andare quando, avanti. Quando già abbiamo tantissimi morti, tantissimi, noi abbiamo questa guerra già 8 anni, sì. 8. Sì, lo dicevamo prima, che e per chi, quando, per quando chi non conosce... voi potete aiutar noi? Lo dicevamo prima, Tetiana, perché chi non conosce molto la storia, questo è un conflitto che va avanti da molti anni. Ci sono state, no, rivolte, sì, d'altro, sì. Queste sono cose che non sono nate ieri, però adesso siamo arrivati veramente all'estremo e non si può più veder morire le persone, non si può più stare con le mani in mano e guardare, hai ragione te, come se stessimo al cinema a veder morire delle persone. Bisogna intervenire, bisogna bloccare persone del genere subito, non potete aspettare. Dovete fare questo subito, dovete gridare per tutto il mondo come noi gridiamo adesso. Aiutaci noi. Lo faremo. Perché e questo è molto brutta cosa, bruttissimo. Tetiana, quando muoiono la gente... Non ti preoccupare. È morto un bambino. È morto un bambino. È morto un bambino? Sì, sì, sì. Esplosioni questi hanno fatto, è morto un bambino. Ma ti riferisci all'esplosione del palazzo che hanno detto poi no, sì, non, sì, c'è, sì, non sì, c'entriamo dove, nulla sì, noi col palazzo? Gente. Quello ti riferisci? Non possiamo stare lì a guardare, non possiamo stare fermi con le mani in mano, hai ragione tu. Basta guardare una guerra o conflitti come se stessimo al cinema. Devono intervenire la NATO, l'Europa deve intervenire, bisogna cessare e bloccare questo personaggio che veramente non ho parole per descriverlo, ma glaciale. Io ho visto la sua faccia, la sua espressione mentre diceva delle parole, nei suoi video, è il diavolo, cioè una persona cattiva. Bisogna bloccare Putin assolutamente, perché come dici tu, non si vuole fermare là, lui vuole tutto, bisogna bloccare personaggi del genere.